mani sul volante, musica in sottofondo, occhiali da sole e sei in pole position. L'auto da flotta per antonomasia è tornata, più grande, tecnologica e sicura che mai. Ecco a voi la i5, la versione elettrificata della celeberrima berlina di casa BMW. Giunta alla sua 8ª generazione e con alle spalle 10 milioni di unità vendute, la serie 5 ritorna con una vasta gamma di motorizzazioni che comprendono propulsori a benzina, diesel, plug-in hybrid e per la prima volta nella storia di questo modello a trazione completamente elettrica, che è proprio l'auto che abbiamo in prova oggi. Oltre ai motori, la i5 presenta tante novità sia sul piano del design, più accattivante rispetto al passato, che degli interni, votati tanto alla tecnologia quanto al comfort di guida, con un pizzico di attenzione anche per la sostenibilità, che male non fa. Bando alle ciance, è giunto il momento di scoprire le tante novità che l'8ª generazione della serie 5 ha da offrirci. Anche in veste elettrificata, sarà ancora l'auto da flotta che è sempre stata? Scopriamolo insieme! Rispetto alla precedente generazione, la nuova serie 5 cresce in primis nelle dimensioni. Questa berlina di segmento E di casa BMW è infatti cresciuta di quasi un centimetro, arrivando a 5 metri di lunghezza. Un'espansione che tocca anche la sua larghezza e altezza, che raggiungono e superano rispettivamente il 1,90 m e il 1,5 m. Misure decisamente importanti, ma che riescono comunque a trovare spazio tra le linee sportivamente eleganti di quest'auto, a cominciare dal primo elemento di rottura con il suo passato, il frontale, più aggressivo e squadrato rispetto ai modelli precedenti, con l'iconica griglia a doppio rene completamente ridisegnata. Anche i doppi fari full LED sono più acuti e spigolosi rispetto alla 7ª serie. Il muso della serie 5 può inoltre essere ulteriormente illuminato grazie all'optional BMW Iconic Glow, con una cornice LED che corre attorno alle due griglie frontali. Le sue linee fluide essenziali ma marcate, impreziosite dal numero 5 impresso sui montanti posteriori, si collegano alla coda ampia e bombata che incornicia i due fari posteriori, anche loro full LED, più stretti e lunghi rispetto ai modelli precedenti. A completare il riuscito restyling dell'ammiraglia di BMW ci pensano le minigonne nere laterali e gli eleganti cerchi in lega leggera da 19 pollici con raggi tripli, capaci di richiamare quelli montati su tanti modelli iconici prodotti in passato dal brand di Monaco di Baviera. Se il design della nuova serie 5 ha subito un deciso restyling rispetto al passato, i suoi interni sembrano provenire direttamente da una nuova era proiettata in un futuro lussuoso e ultramoderno. Appena si entra nell'abitacolo di questa berlina, si viene infatti accolti dai suoi comodi sedili, completamente realizzati in pelle vegana, una prima assoluta per questo modello. Tessuti ecocompatibili che rivestono anche l'ampio cruscotto, i pannelli delle portiere e l'ampio e sagomato volante. Per quanto riguarda la tecnologia, gli ingegneri di BMW hanno puntato tutto sulla digitalizzazione dell'abitacolo della nuova serie 5, caratterizzato da un look modernissimo ma anche abbastanza minimalista e dalla sparizione quasi completa dei tasti fisici. La maggior parte delle funzionalità di quest'auto vengono infatti controllate dalla vera e propria plancia di comando che ho davanti, che si chiama BMW Carved Display, costituito da un touchscreen da 14,9 pollici e da un altro schermo digitale da 12,3 pollici che funge un po' da contachilometri, anche se ha molte più funzionalità rispetto a un contachilometri standard, che può essere però anche integrato da un head-up display per avere tutto sotto controllo senza mai distogliere gli occhi dalla strada. Oltre a controllare il sistema di illuminazione interna presente sulla Interaction Bar, su cui tra l'altro sono presenti tasti a sfioro che permettono di comandare il climatizzatore e tante altre funzioni, l'ampio schermo del sistema di infotainment della i5 è dotato del nuovo BMW Operating System 8.5. Questo nuovo sistema operativo include una serie di funzionalità legate soprattutto all'intrattenimento, come lo streaming video e la possibilità di utilizzare dei minigiochi per passare il tempo mentre l'auto è parcheggiata. Oltre al nuovo BMW OS, lo schermo della serie 5 è compatibile di serie anche con gli smartphone, tramite Apple CarPlay e Android Auto, per avere tutte le funzionalità del proprio telefono a portata di tocco. È possibile inoltre gestire le funzionalità del touchscreen attraverso un comodissimo, anche se un pochino pacchiano, sembra fatto in cristallo, rotore centrale incastonato nel bel mezzo della plancia,
concepito anche in questo caso per non distogliere gli occhi dalla strada da parte di chi guida. Oltre ad evitare pericolose distrazioni dovute all'infotainment, la E5 già nella versione di serie è dotata sia del Driving Assistant, una serie di sistemi di assistenza alla guida basata sui rilevamenti via telecamera e radar, ma anche del Parking Assistant, che aiuta il guidatore durante le manovre di retromarcia attraverso l'Active Park Distance Control e le telecamere perimetrali. Con la E5 BMW ha deciso per la prima volta di inserire sotto al cofano di una serie 5 un motore a zero emissioni. Il modello che abbiamo in prova, la E5 E-Drive 40, è dotato infatti di un propulsore full electric a trazione posteriore capace di erogare 340 cavalli. Un propulsore che, nonostante la mole di quest'auto di 2,5 tonnellate, fa scattare la E5 da 0 a 100 in appena 6 secondi, facendole toccare una velocità massima di 193 km orari. La gamma elettrica viene completata dalla X-Drive 40 da 394 cavalli e dalla M60, dotata di un silenzioso ma mostruoso motore full electric da 601 cavalli. Oltre alle versioni full electric, la serie 5 è presente anche nelle varianti benzina, diesel e plug-in hybrid, con potenze che variano tra i 197 e i 489 cavalli. A livello di guida, la E5 stupisce in primis per la sua accelerazione, fluida ma sorprendente, soprattutto se si calcola che stiamo parlando di un'auto pesante più di un ippopotamo adulto. Se si è soprattutto abituati ad un'auto endotermica, magari a trazione anteriore, bisogna un pochino farci l'abitudine, perché magari soprattutto sulle superfici lisce come gli asfalti usurati oppure i pavimenti dei parcheggi e dei garage privati, tende a slittare un po', quindi bisogna fare molta molta attenzione. Ad ogni modo però quest'auto non è fatta per correre, per andare veloce, ma per godersi il viaggio in tutta comodità, sia per quanto riguarda il driver che per quanto riguarda i passeggeri. Mani sul volante, musica in sottofondo, occhiali da sole e sei in pole position. Per quanto riguarda l'autonomia, la serie 5 full electric resta un pochino sotto le aspettative. BMW dichiara infatti per la E5 che abbiamo avuto in prova un'autonomia che in base allo stile di guida varia tra i 498 e i 582 km in ciclo WLTP. Cifre che si riducono drasticamente quando si schiaccia un pochino di più sull'acceleratore. Basta infatti uscire da un contesto urbano e portare quest'auto su strade ad alta percorrenza, come ad esempio tangenziali o anche autostrade, per vedere la cifra che indica l'autonomia sul contachilometri scendere veloce come il conto alla rovescia di un timer. Passano gli anni, ma la BMW Serie 5 resta sempre un vero e proprio riferimento per quanto riguarda il comfort di guida e la cura dei dettagli sia dentro che fuori. Nonostante le sue notevolissime prestazioni, però, la E5 è un'auto che dimostra una buona autonomia per la guida lenta all'interno magari del centro città, un pochino meno buona se si deve lanciare quest'auto sulle grandi arterie stradali, dovendo pigiare un pochino di più sull'acceleratore. Dettagli che devono essere tenuti ben presenti da chi vuole inserire questo modello full electric all'interno della propria flotta aziendale. Ad ogni modo, pochi o tanti che siano, i chilometri percorsi a bordo di quest'auto vengono fatti in totale comodità, grazie all'attenzione che BMW ha dedicato per questo modello, tanto al comfort quanto alla tecnologia, all'intrattenimento e ovviamente anche alla sicurezza. E voi cosa ne pensate della nuova BMW E5? Fatecelo sapere nei commenti e se volete rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie di Fleet Magazine, ricordatevi di seguirci sui nostri canali social.